Abbiamo lasciato una situazione economica solida e i conti in ordine, lo dimostra il fatto che il commissario ha sostanzialmente approvato il bilancio che avevamo messo a punto, compresi i provvedimenti contestati dai consiglieri dimissionari. A parlare è l'ormai ex sindaco di Mariano Comense Alessandro Turati, Lega Nord, decaduto due settimane fa dopo le dimissioni in blocco di 11 consiglieri comunali. Turati è amareggiato, ma al contempo vuole difendere il lavoro svolto nei 9 anni e mezzo passati alla guida del municipio. L'approvazione del bilancio, fatta dal commissario Corrado Conforto Galli, è l'occasione per fornire la sua versione dei fatti. Avevamo redatto un bilancio senza aumentare alcuna tassa ai marianesi, ha spiegato questa mattina l'ex primo cittadino in una conferenza stampa convocata nella sede della Lega Nord di Mariano. Siamo stati tra i pochi a non ritoccare IMU e IRPEF. Per compensare i minori trasferimenti statali, aggiunge, abbiamo applicato i canoni non ricognitori, una tassa che tocca le grandi società, ad esempio fornitrici di energia e servizi telefonici. I revisori dei conti avevano chiesto maggiori garanzie su questa entrata e abbiamo creato un apposito fondo di garanzia. Il bilancio è stato uno dei punti maggiormente contestati dai consiglieri che hanno poi rassegnato le dimissioni. Il commissario non ha ritoccato alcuna imposta e ha approvato il bilancio così come lo avevamo redatto, ha detto ancora Turati. A questo punto mi chiedo quale sia il reale motivo alla base delle dimissioni in blocco dei consiglieri. È stato assurdo, conclude, far cadere l'amministrazione 5 mesi prima della scadenza naturale. I consiglieri dimissionari avevano chiesto l'azzeramento della giunta, mentre Forza Italia chiedeva anche che fossero presi provvedimenti contro un dirigente comunale per la presentazione di alcuni debiti fuori bilancio. Contro alcuni interventi dell'amministrazione uscente sono stati recentemente presentati 2 esposti alla Procura della Corte dei Conti.